Tutti in bicicletta per una mattina. Domenica torna Bim Bim Bici, l'evento della FIAB che si unisce a Bici in Città della UISP. L'obiettivo è sempre quello di diffondere il messaggio della mobilità sostenibile e delle strade sicure per tutti. Abbiamo due utenze, diciamo, un po' diverse, ma delle finalità comuni, e ci ritroveremo domenica alle ore 9:30 per organizzare poi alla partenza alle 10:15 al Parco Ducci dal lato dei Carabinieri. Abbiamo informato tutte le scuole dell'obbligo, quindi ci attendiamo come tutti gli anni una grande affluenza, e questo connubio che noi abbiamo l'Unione Italiana Sport Popolare è molto interessante, perché da una parte abbiamo una visione più sportiva, più amatoriale, dall'altra invece la nostra molto più culturale, più legata all'ambiente, a una immagine di città per tutti, perché se è per i bambini è per tutti. Sì, la Polizia Municipale avrà l'onore più che l'onere di effettuare la scorta di Bim Bim Bici Bici in Città, perché oramai siamo giunti all'11ª edizione, quindi a noi ci fa enormemente piacere questa manifestazione. Si consiglia agli utenti della strada di usare prudenza al passaggio della manifestazione nelle strade cittadine. A che punto è la cultura della bici, insomma, della mobilità sostenibile in questa città? Piano ci stiamo arrivando, ma parecchio piano, però piano, un passettino dietro l'altro. E, anzi, voglio ricordare che a questo proposito sabato prossimo ci sarà una sperimentazione del Bicibus, che è la trasportistica per le scuole elementari in bicicletta alla scuola Tricca. Quindi Bim Bim Bici può essere come leitmotiv strade sicure per i bambini nei percorsi casa-scuola. Speriamo nel tempo buono e una bella affluenza. Ricordo di nuovo che è assolutamente gratuita, e sono tutti i bambini e le loro famiglie sono super invitati.